che dopo un anno siamo ancora qui a discuterne di come procede questo percorso, sta già ad indicare che non siamo di fronte ad una, come dire, ad una voglia di ridiscutere quello che abbiamo già allora intrapreso. Oggi siamo di fronte alla necessità di un salto di qualità, non solo in vista della manifestazione di quello che ci sarà il 15 ottobre in occasione della giornata europea, ma che certamente attraverserà anche il 15 ottobre. Noi siamo dentro una crisi oramai evidente, sistemica, una crisi che non si risolverà a breve. Siamo di fronte al caos assoluto, ogni due giorni cambiano la manovra. C'è però un punto fermo, il punto fermo è che tutto ciò avviene dentro uno schema che pensa di uscire dalla crisi rilanciando lo stesso identico modello sociale che ci ha portato alla crisi. Questo è il punto, non c'è nessuna iniziativa di modifica strutturale, che so, rispetto al sistema finanziario e a come ha funzionato nel corso di questi anni. C'è una crisi dell'Europa evidente, con un rischio neanche troppo lontano nel tempo di un'implosione dell'Europa, perché non si è costruita un'Europa sociale, non si è costruita un'Europa politica, non c'è un'armonizzazione fiscale, non c'è un'armonizzazione dal versante dei diritti. Quello che ci rimane è la moneta, è un euro, e l'Europa monetaria, che definisce dei vincoli che determinano le varie lettere. È tutta una discussione, fateci vedere la lettera, cosa c'è scritto nella lettera che è stata mandata. La lettera dirà le stesse cose che sono state dette in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, eccetera. È la solita ricetta: privatizzazioni, riduzione delle retribuzioni, precarizzazione di massa. Loro usano un termine diverso in queste lettere, parlano superare la rigidità del mercato del lavoro, ma significa la stessa cosa, cioè precarizzazione di massa, riduzione dei servizi e compagnia. Siamo al punto che nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese purtroppo, che hanno utilizzato anche l'operazione di bilancio per fare un'operazione che ridefinisce le relazioni sociali. C'è un decreto che è il decreto articolo 8, che non c'entra niente con le questioni di bilancio, ma che crea un quadro legislativo. Se tra un quarto d'ora votano la fiducia, che votano alle 8:15 per apparire al telegiornale, quel quadro legislativo che ci troveremo di fronte dal punto di vista del lavoro è un quadro sconosciuto nella storia repubblicana di questo paese. Tutta la discussione anche politica tra forze di maggioranza e forze di opposizione si è concentrata su altro. E allora io vorrei soffermarmi su questo, perché insisto, è un quadro sconosciuto, perché in quel decreto viene cancellato il contratto nazionale. C'è scritto che i contratti aziendali o territoriali, siamo in Veneto, quindi contratti aziendali o territoriali possono intervenire su tutte le materie contrattuali, dall'orario di lavoro alle qualifiche, alle mansioni, su tutto, compreso i dispositivi di legge dello statuto dei lavoratori, e cioè il controllo audiovisivo dei lavoratori, il rapporto tra le aziende committenti e le aziende appaltanti, che non sono più corresponsabili, fino ad arrivare all'articolo 18 con la libertà di licenziamento. Uno schema di questa natura, per legge, significa che la condizione di lavoro ha
c'è scritto che i contratti aziendali definiscono anche le forme di accesso e di recesso dal lavoro, quindi non solo l'articolo 18, anche le forme di accesso al lavoro, decise azienda per azienda. Vuole dire che quelli che sono stati gli elementi fondativi su cui è nata l'esperienza del movimento operaio, della trasformazione del lavoratore come merce, come pura vendita della forza lavoro, nel riconoscimento che si tratta di una merce specifica, che per l'appunto riguarda l'attività umana, da cui è nato il percorso dei contratti nazionali e dei diritti, cioè lo statuto dei lavoratori, viene cancellato. Io mi lascio immaginare con un dispositivo di legge di questo genere cosa succederà con la crisi nei prossimi mesi, in cui in ogni impresa potranno, come ha fatto la Fiat, presentarsi dicendo: o accettate tutte queste condizioni e non c'è più nessun paracadute, né la legge né i contratti nazionali, o accettate tutte queste condizioni oppure io delocalizzo, oppure licenzio una parte di lavoratori, eccetera. Questo c'è nel decreto dell'articolo 8, che è chiaramente una violazione anche della Costituzione, però sta di fatto che questo articolo è stato approvato in Commissione Bilancio, perlomeno nella sua prima versione, anche col voto favorevole del terzo polo, eccetera, eccetera. Comunque non voglio farla lunga, a mio avviso questa significa andare dentro un percorso di imbarbarimento delle relazioni sociali a tutti i livelli, perché so bene, conoscendo un po' la realtà di questo paese, cosa succede con questa logica da Palermo alle punte del nord, dove la corsa sarà la corsa a costruire accordi sempre peggiori, perché quello che è successo è che Marchionne, la cosa della Fiat, è diventato sistema generale per tutti i lavoratori in Italia. Questo è il punto. Siamo arrivati persino al ridicolo che Marchionne fa quell'operazione, dice che però l'accordo sindacale non gli garantisce la retroattività, viene condannato dal giudice per attività antisindacale, gli fanno la legge retroattiva che cancella il pronunciamento del tribunale, ma a questo punto con quel decreto rendono quel meccanismo generale per tutte le imprese e per tutti i lavoratori. Quindi mentre noi stiamo ragionando, abbiamo iniziato un percorso per ragionare come a partire dai lavoratori dipendenti si costruisce un rapporto con il precariato, con le forme di estensione dei contratti, e nello stesso tempo loro ci stanno distruggendo, azzerando. Insisto, questa roba non c'era neanche negli anni 50. Perché quando abbiamo conquistato i contratti nazionali alla fine degli anni 60 e a partire dall'inizio degli anni 60 non c'era una legge che impediva di fare i contratti nazionali. Oggi saremo tutti chiamati a fare i conti con uno scenario totalmente nuovo. Ovviamente i lavoratori non hanno mai votato di superare il loro contratto nazionale, e questo è l'altro aspetto. Siamo dentro ad un processo autoritario che riduce tutti gli spazi di democrazia. Visto che non passavano per via contrattuale, l'hanno risolta attraverso la legge. Hanno fatto di tutto, accordi separati, però non la risolvevano il problema. E il problema anche dei meccanici, insomma, alla fine era sempre lì. Non riuscivano a scioglierlo del tutto. A questo punto lo sciolgono attraverso un atto legislativo. E tra un quarto d'ora succede questo, col voto che verrà fatto al Senato. Allora, per ritornare al ragionamento iniziale, il problema non è che questa situazione può avere uno sbocco che è quella del governo tecnico o governo di emergenza nazionale per fare più o meno le stesse cose, stando sempre dentro quell'asse di ragionamento. Noi abbiamo bisogno di costruire assieme un ragionamento di alternativa sociale e alternativa politica, di superare anche una situazione dove ci sono i movimenti e poi si delega alla politica, dove i movimenti possono fare tante cose, tante rivolte, so che voi usate il linguaggio dei tumulti,
che non mi appartiene, ma le rivolte, i tumulti e tutte le cose di questo mondo, e poi dall'altra parte c'è la politica che va avanti con le sue cose, eccetera. Come coniugare a fronte di una crisi di questa dimensione i movimenti con le possibilità di intervenire anche rispetto ai processi politici? Questo è l'appello che abbiamo anche lanciato assieme a tanti altri l'altro giorno.